Ma chi è? Vai, Billy! Allora, tutto bene Filippo, Alessandro? Super bene, super bene. So che avete passato delle feste tutti in famiglia finalmente, sì, dopo non so riuniti, quanti anni. Dopo tanti anni di lavoro, quest'anno ce la siamo presa proprio per non la avete famiglia. Lavorato né il Natale né il Capodanno? Nel Capodanno, no, totalmente, un bel tavolone, ovviamente tutti controllati, ma felici, bellissimo, è stato veramente non abbiamo neanche litigato, proprio no, incredibile. Strano, voi, non so, io non ogni tanto ciao. Vabbè, allora, senti, avete pensato durante le feste a questa ricetta? Assolutamente sì, eravamo i frigoriferi pieni di roba i giorni dopo e ho detto, beh, portiamo un'insalata post festività, no? Un'insalata dopo feste? Dopo feste, okay. Esatto. Un'insalata dopo feste. E che ingredienti ci vogliono, più o meno, poi? Allora, di solito quelli che abbiamo dentro il frigorifero che ci avanzano. In questo caso ne abbiamo preso del pollo, qua troviamo del manzo bollito, iceberg, delle cipolle che andiamo a caramellare con dello zucchero, aceto, cetrioli, pinoli e il nostro panettone avanzato. E qui cos'è? Invece qui abbiamo la parte della maionese al curry, così ricordiamo sempre questi profumi lontani. Abbiamo del curry, della senape, un uovo intero, dell'olio di semi, Worcester sauce e dell'aceto. E sia. Io direi che possiamo partire. Innanzitutto parte Filippo, mi raccomando. Comincio a sfilacciare il pollo e il manzo. Filippo non ha perso la fame, Antonella, te no, lo dico. Esatto. Tutti i giorni che mangia, anche se... Però è più magro di te. Come mai? Pur essendo gemelli, porca cos'è, Antonella? Lo stress che mi provoca, che mi chiude lo stomaco. Senti, naturalmente io della bambina, perché è una bimba. Certo, Anais. Chiedo a tuo fratello. No, ma sta benissimo. Incomincia a calciare in pancia, insomma, è bello. Adesso sono i momenti più belli perché stiamo arrivando verso... Adesso, senti, essere ma il papà, mi sembra. Esatto, ti sembra di essere un po' te il papà, è vero? C'è questo gemellaggio forte, sì, no? Per cui uno sente un po' quello che sente l'altro. Io, Antonella, ti faccio vedere intanto come fare le cipolle in agrodolce. Perciò prendiamo le nostre cipolle novelle, le mettiamo all'interno di un padellino. Possiamo tagliarle anche a metà, in quattro. A me piace tenerle intere. 20 minuti con zucchero. Ok, possiamo mettere già tutto quanto insieme senza nessun problema. Zucchero e aceto di vino rosso in questo caso. Okay. Ok, ovviamente possiamo utilizzare anche delle cipolle normali, no? Okay. Sempre sezionandole. Facciamo andare 20 minuti di cottura. Anche tu vedo, Lorenzo, in questi giorni hai fatto un sacco di recupero, di ricette, di cose che avevi nel frigo. Beh sì, perché dovevo intanto recuperare la mia linea. Avevo perso un chilo, quindi devo assolutamente recuperarla. Però vabbè, gli avanzi sono tanti. Io conta che ho il freezer rotto, nel senso che non hai ripiani, e quindi assomiglia a una specie di potosì, è un mucchio di cose. Perché è rotto, non me la... Non voglio immaginare. Stratificato tipo il permafrost in Groenlandia, cioè ci troverò un mammut un giorno. Forse sì, forse sì. Nel frattempo andiamo avanti con... Lui spulcia il pollo, e se lo mangia, l'ho già visto 2-3 volte. Esatto. Noi andiamo avanti con la salsina, quindi un uovo. Quindi un uovo. Fai questa maionese al curry. Esatto, un uovo. Prendiamo la nostra senape, un cucchiaio abbondante, ok, del curry. Qui basta veramente un pizzichino, poi sentiamo o di più un cucchiaio a seconda del gusto che ci piace. Tutto il nostro olio di semi, facciamo sempre quella in un colpo solo, visto che siamo stanchi, pigri, non abbiamo voglia di stare troppo dietro le preparazioni dopo tutte queste festività. The Worcester e un goccio di aceto, questo lo metto dentro. Senti, qual è il segreto per non far impazzire la maionese, che a me a Maeli impazzisce sempre? C'è un segreto? Lorenzo? Questa qua è tenere in basso il frullatore. Se si vogliono garanzie, si può mettere anche tutto in frigo prima di farla, anche la lama. Perché lei ha provato a farla solo col rosso dell'uovo, l'olio, e non gli è venuta. Così non ti verrà quasi mai. Dovresti farla con l'olio caldo, se la vuoi fare col mixer solo col tuorlo. Perché il tuorlo, sostanzialmente, non quindi avendo proteina... l'uovo intero. Se, così l'uovo con intero. L'uovo intero. E poi, esatto. Evelina... Io gliel'ho detto, devi mettere l'uovo intero. Lei ha detto, mamma, contenta. Non capisci niente. Questa maionese bellissima, profumata, colorata. Un attimo, quindi curry, senape, olio, uovo intero, Worcester sauce e aceto. Nel frattempo tagliamo il panettone e andiamo a metterlo in una teglia, se Alessandro gentilmente me la passa. Vabbè, poveretto. Cioè, passa gli sta salsa, no? Cioè, andiamo a metterlo...
qua con un questo filo di questo è un di buon utilizzo secondo me del panettone, anche se Filippo ha fatto dei cubettoni enormi. Questa la sposto un attimo, quindi così facciamo bene. Vedere quindi non vanno bene. non vanno bene mai. Vedi di esserci sempre, perché quando non ci sei ne dici per ste corna si rugnala dietro le spalle. Mettiamo un filo di olio extravergine di oliva e quindi abbiamo un'alternativa di servire il nostro panettone. In questi giorni abbiamo visto tante ricette che girano anche per i social, per internet, chi abbina anche al formaggio. Il panettone insomma è una cosa che è preziosa nella nostra regione, proprio dell'italiano, e io lo mangerei tutto l'anno, non solamente concentrato. Ma infatti si potrebbe mangiare anche tutto l'anno il panettone. Sì. Chi l'ha detto che bisogna mangiarlo solo a Natale? Assolutamente. Il panettone andrà in forno a 180 gradi per una 10-15 minuti rispetto alla grandezza, in questo caso molto, molto più avanti. Nel frattempo andiamo a tagliare i nostri cetriolini, la nostra lattuga iceberg, rubo il coltello un attimino a Filippo. Che tanto metterla, tanto mettilo lì davanti così facciamo vedere come è venuto. Guarda, sì, questo è il panettone. Allora, iceberg perché l'iceberg è un'insalata che si presta. No? Sì, questo si presta proprio perché rimane croccante. Tendenzialmente queste sale con la salsa, l'aggiunto di sale e olio tende un po' a infiappirsi e tende a volare giù quell'acqua che a noi non è che ci piace tanto, perché poi sono insalate che devono rimanere in centro tavola, no? Quindi andiamo avanti. Filippo nel frattempo sta tagliando i cetriolini sotto aceto. No, stavi dicendo sta cercando di tagliare. No, ha detto che è venuto proprio e poi sei corretto. Ma sai quella cosa sbagliata mia? Che non lo sottolineo mai. Sto zitto e subisco. Esatto, questo discorso. Subisce, è vero, un po' subisce. I nostri pinoli in questo caso non li tostiamo, ma piacciono così belli sulle tonalità fresche. I cetrioli, intanto aspettiamo anche la nostra salsa agrodolce, che è il nostro cipollino agrodolce, che dopo 20 minuti sono, guardate, da così. Esatto, diventano sono diventate così. Quindi vedete, con degli avanzi di pollo, dove, di tacchino, di quello che è, una bella insalata iceberg, i cetriolini, una bella maionese a base di senape curry che gli dà un po' di personalità, le cipolline agrodolce, il panettone che noi abbiamo messo con un goccio d'olio e sale nel forno e diventa diciamo la parte croccante. Questo no? Ho fatto tutto. E questa è l'insalata del dopo feste, anche l'insalata un po' che prendi avanzi, no? E infatti possiamo utilizzarla non solamente anche dopo le feste, ma anche dopo tutto, no? Di tutto esatto. L'anno. Metti tutto quanto la maionese, quindi rimaniamo tutta. Tutta, metti. Ma che via, bello, ma che bello. Va. Ah, ma non è finita qui, adesso qua c'è il tocco dello chef. Vedi, noi l'avremmo messa lì barbaramente nella bure servita a tavola, invece no. Invece qui no. Andiamo a prendere una ciambelliera, uno stampino, come più ci piace, lo andiamo ad ungere leggermente. Ciambelliera, non l'avevo mai sentita. La ciambelliera, ha ragione. No, io quando l'ha presa, adesso mi dico, quando ha tirato su questa e l'ha messa qui, ho detto, cavolo, la ciotola del cane. Il colore, invece no, poi è la classica per fare le ciambelle, no? Allora, vedi, e questo è il tocco dello chef, giustamente, perché non poteva mica servirla così, dai. No, gli diamo un po' di forma. Tanto la sostanza ce l'abbiamo già. Grazie, la Filippo. Esatto. Vedi che si vendica, si vendica. Quanti mesi è adesso fine. La bimba? Stiamo entrando al settimo mese. Volano, Antonella, non pensavo, pazzesco. Tra un po' la vedi, e quando è prevista? Marzo? Aprile. Aprile. Mentre lui più o meno è al terzo e mezzo, se non sbaglio. Siamo più o meno allo stesso... Qui, Antonella, io direi che possiamo mettere un po' di agrodolce all'interno dell'insalata. Vai, no? Butta. L'agrodolce avanzato lì. Sì, che dia un po' di acidità anche al tutto. Questo, Evelina, è un piatto unico. Con qualche ritocco potrebbe andare anche per la prossima settimana. Diciamo che lei si sarebbe fermata all'iceberg, olio, aceto e via. Per fare con propositi, no? Buoni propositi. Con l'avanzo del tipo ghost, davvero. Il colore bianco. Appoggio, devo insegnargli tutto, Antonella, non si fa mai così, ma in sospensione. Lo sai, a proposito di ghost, che queste vacanze ho fatto vedere a mia figlia tutti i film che hanno segnato la mia giovinezza, quindi da Ghost, Top Gun, Flashdance, Dirty Dancing, abbiamo visto tutti. Bello, però, la nostra ha paura che non è la forma. Lo sto guardando con l'ansia che rimanga. Faccio fare algo, me lo faccio fare. In effetti, a Ghost era così, no? Che lei faceva questa forma di...
No. Io non voglio rischiarla a te. Beh, vai male, perché grazie. Ah, perché vai, in teoria adesso dovrebbe girarsi. Almeno. In teoria. No, Filippo, ma, no. Scusami, ma il panettone dove l'abbiamo messo? Adesso ah, dopo. Dentro. Ah, lì la sorpresa. Dai. Pronti? Oh. Io l'ultima volta che ho fatto questo mi deve venire a me. Ale! Va! Ma dai! È meraviglioso! E adesso vedete, il nostro panettone messo in forno solo con un po' d'olio e un po' di sale. Lo riempiamo con i nostri crostoli. I crostoli, bellissima questa insalata dopo le feste dei gemelli Billis! Grazie.